Ragazzuoli, bentornati su Sly Cooper and the Tibius Araconus. Ok, skippiamo le minchie di intro. Oh, allora, continuo la lingua in italiano, che ogni volta la devo cambiare, non ho mai capito perché, ma vabbè. E riprendiamo, ragazzi, mancavano i due livelli, adesso vedo se riesco a farli tutti e due, ma non credo, sinceramente. Facciamo prima quello con le bottiglie, no? Perché seguendo la logica, magari in quello con le bottiglie c'è qualcosa che ci può servire. Attimo, ci devo riprendere la mano. Che stupido è, raga. Lol. Va bene, ho appena visto un personaggio molto poco buggato, vi dico, non vabbè. Aspetta però, non entrare. Ok, questo. Il cimitero del cannone. Della cannoniera. Quante bottiglie? 20, buono. Ok, no, ciao amico. Niente, mi dispiace. Magari la prossima volta sarei un po' più male. Ok. Si può rompere? No, perfetto. Ora arriva la parte bella. Madonna, oh, cazzo è il Titanic. No, raga, ma sono un idiota. Vabbè. Ho un attimo calcolato male gli spazi. Ma che cazzo mi piglia stamattina? Oh. Ma vattela a pigliare in quel posto, te. Bene, ho saltato qualche bottiglia. Sembrerebbe di no. Sembrerebbe. Qua ce ne sono altre due. Perfetto, siamo già a 8. 9, anzi. Madonna, ragazzi, questo livello è assurdo. Ma che cazzo fa? Ma raga, ma stava scivolando giù, ma che è scemo? Lo vado a prendere adesso. Era qualcosa. Ma raga, non ha saltato! Niente, niente, oggi questo gameplay mi deve far incazzare. Vabbè. Cioè, non ha saltato, vi giuro che non ha saltato. Ok, ragazzi, non sta andando bene, eh? Non sta andando bene come la scorsa puntata. Devo essere sincero, non sto andando bene come la scorsa puntata, a dire la verità. Ok. Anche queste sono state prese. Ora io, per arrivare lì, devo trovarlo un modo. Ti prego, salta. C'ho l'ansia. Perché c'è un occhio che mi fissa? Porca troia. Checkpoint, grazie a Dio. Ah, Madonna, che figlio di... Vattela a pigliare nel culo. Bastardo! Fatto cagare! Allora, guardiamo un po' se le ho prese tutte quante e bottiglie. Mica fino là devo andare, come cazzo faccio? Merda.
Merda. Ci ho provato. Ah, è vero, c'avevo il coso. Boh, buona. Aspettate, eh. Aspetta che faccio il giro. Ah, se no, no. Volevi, eh? Invece no. Quante bottiglie? Oh, ne mancano solo 5, buona. Una, due, tre, quattro, cinque. Ok, le ho trovate tutte. Grande. Ma vaffanculo, va! Ma nel buco dovevo finire! Brutto figlio di puttana, colpa tua, bastardo! Te quelle stelline del cazzo! Te le faccio ingoiare, pezzo di merda! Sì, eh? Che cazzo è? Un cecchino, gazzu! Cioè, ma... Boh! Raga! Ma sto livello, che cazzo è? Ci sta, perché dato che uno... Cioè, verso la fine ci sta che sia un po' più difficile, ma vaffanculo però. Non ci credo! L'ha sparata in alto apposta! Minchia, minchia, che figlio di puttana! Madonna! Madonna, quanto ci ho goduto! Quanto ci ho goduto! Mamma mia, quanto ci godo! Pezzi di merda! Fanculo, topi del cazzo! Allora, una e vaffanculo, due. Il problema è che io la cassaforte ancora non l'ho vista, ragazzi. Io le monete non sto lì a riprendere, perché poi ci crepo e mi gira il cazzo. Eccola qua. Ok. Dai, dimmi! Sette, uno, nove. Ah, che è un trauma. Figo. Bello, cazzo, sì, mi piace un botto. Fantastica sta cosa. Lo andiamo a testare, quindi. Non è vero, non ha funzionato. Bastardi. Sì, vabbè, più o meno, diciamo che... Diciamo che ora... Non, cioè, ha un raggio più ampio, sì, avete capito, dai, vaffanculo, finiamo sto cazzo di livello che mi sono rotto i coglioni. Ok, ragazzi, rieccomi. Sì, vi porto anche l'altro livello. Ho notato che quel bastardo di OBS non ha registrato l'audio. Chiedo scusa, ragazzi, non l'ho fatto apposta. E vabbè, nella prima parte vi metterò qualche canzoncina o qualcosa, non lo so. È che non capisco come mai non me l'ha registrato, sto stronzo, ma vabbè. Ok, quindi, anche se un po' sofferta, la scorsa puntata l'abbiamo portata, cioè la scorsa missione l'abbiamo fatta bene. Abbiamo preso le nostre bellissime bottiglie. Abbiamo il magnete che ci attira le monete. E ora, ragazzi, ci manca l'ultima missione. Perché la scorsa, effettivamente, ok, è stata abbastanza difficilotta. Però è stata anche veloce, nel senso. Madonna, ma quanto è diventato figlio di puttana quello lì con le stelle, cazzo? Cioè, prima non mi rompeva così tanto i coglioni, è solo adesso che rompe le palle.
Fatela pigliare nel culo, madonna. Ok, il tesoro degli abissi. Oh madonna, già che c'è la cutscene lì, l'animazione per entrare mi fa già paura. Ecco, è un boss. Hai No. trovato Sly? Questo è il posto dove la cricca virale ricostituisce tutti i tesori rubati. Usa il sottomarino per farli fuori. Guida il sottomarino con la levetta analogica a sinistra. Fai una prova. Lo sto già facendo. Grande! Per fare fuoco usa la levetta analogica a destra. Ottimo! Oh, Ricorda, devi ok. sempre dirigere il sottomarino in una direzione mentre spari in un'altra. Per ottenere una chiave del tesoro devi raccogliere tutti e 40 gli scrigni. Attento, non devi farne cadere nel condotto nemmeno uno, Sì, ok? eh. Andrà meglio la prossima volta. Mica, vabbè, sì, ci metto una vita qua. No! Ah, perché sono loro a portarli ne... Ma chi? Dove? Dove, raga? No, non l'ho visto, giuro. Ma che cazzo? No! No, no, no! No, 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 no! No, no, no! Minca, che culo! No, vaffanculo, ragazzi, sono troppi! Spara! Dai! No! No! Minchia, che culo! No, 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 l'ultimo! Non ci credo! Oh, raga, mi spingono. Andrà meglio la prossima volta. Mi spingono! Mi bloccano contro la roccia! Come cazzo dovrei fare io? No, no, no! Andrà meglio la prossima No, volta. raga, è un casino, sto livello mi sta facendo incazzare nero, eh. E vaffanculo, cazzo, alleluia. Mamma mia, che palle. No, no, raga, veramente, eh. Mamma, che parto. Che parto, parto e non torno. La battuta del... Vabbè, minchia, raga. No, veramente, non... assurdo, assurdo. Non ci sono altri termini, cazzo. Ok, ragazzi, quindi dobbiamo farci sparare via. Voilà. Vediamo un po' cosa succede. Ok. Ho paura. Ah, devo saltarci dentro, mi sa. So.
Aia. Arrivo bestia. L'occhio del ciclone. Oh no, il boss. Oh, ma che delizia! Abbiamo degli ospiti! L'unico problema è che io... Odio avere ospiti in attesa! Raleigh, mi hai derubato e sterminato la mia famiglia. Oh, sapessi quanto mi dispiace di essere stato così stupido da non portare a termine il mio lavoro. Avrei dovuto fare fuori anche te, caro. Allora, per rimediare a questo errore, permetti almeno che io... Ti gonfi per bene come una zampogna e ti schiacci come merita un insignificante insetto come te! Vediamo. Oh Gesù! No. No, 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 non sono delle condizioni. La facciamo nella prossima puntata, ragazzi. Spero che questo video vi sia piaciuto. Ci vediamo alla prossima.